E passiamo ad un grosso evento organizzato, ad un altro grosso evento organizzato dal Centro Commerciale Mongolfiera e non solo, con altri operatori, con altri partners. Dal 1 al 16 agosto è stata lanciata un hashtag: a Taranto non abbiamo niente. In buona sostanza un concorso fotografico per promuovere le bellezze di Taranto attraverso appunto un titolo ironico, quello di dire: a Taranto non abbiamo niente, no, ora vi facciamo vedere invece le bellezze che offre Taranto. Ed è giusto, perché purtroppo Taranto vive momenti difficili, difficilissimi, sotto l'aspetto occupazionale, sotto l'aspetto ambientale. I problemi ci sono, non bisogna metterli sotto, non bisogna fare un po' come la polvere che la si nasconde sotto il tappeto. Però, viva Dio, abbiamo tante ricchezze, abbiamo davvero tanti punti da cui ripartire. Ed è nata questa idea, questa sfida provocatoria di dire: hashtag a Taranto non abbiamo niente, ora vi facciamo vedere noi quello che abbiamo. E si è arrivati, io dico, a ben 1400 bellezze, perché 1400 scatti fotografici che poi hanno rappresentato appunto la base di partenza di questa iniziativa. Siamo con Giacomo Andriani, organizzatore dell'evento. E allora, un successo, 1400 foto pervenute e questa sera la premiazione dei primi 10. Volevo ringraziare naturalmente tutte 1400 gli artisti, perché sono stati degli artisti creativi della Taranto che vogliamo noi. L'hashtag molto provocatorio, però appunto, come hai detto, voleva valorizzare le tante cose belle che abbiamo a Taranto, no? Che il tarantino medio non guarda, non vede, e con questa iniziativa abbiamo voluto raccogliere e premiare i migliori 10. Ci scusiamo con gli amici da casa se sentono ovviamente dei rumori anche pesanti di sottofondo, ma siamo nel bel mentre appunto della premiazione.